Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente con un video normale dove riguarda la serie Horror News. In questa serie vi parlerò sempre dei nuovi giochi horror in arrivo con notizie ufficiali proprio dette dagli sviluppatori. Quindi oggi tratteremo il nuovo gioco in arrivo dei Keyplerians. Già ve ne avevo parlato un po' ieri nello short di 60 secondi. Oggi faremo un video più completo perché hanno anche annunciato nuove notizie ufficiali proprio stamattina. Quindi andremo a scoprire altri segreti di che cosa potrebbe trattarsi. E quindi direi subito di iniziare. Per iniziare questo video andiamo direttamente nel post che hanno pubblicato 22 ore fa i nostri cari Keyplerians, sviluppatori spagnoli, nella loro pagina della community su YouTube, dove qui avevano scritto nuovo gioco in arrivo prossimamente. Quale gioco credi che sia? Ricorda, è nuovo di Jack. Scrivici un commento su quale credi che sia. E qui hanno messo proprio sta immagine dove c'è scritto un nuovo gioco, i personaggi di Evil Nun e Mr. Meat e Ice Cream e poi l'icona del gioco con il punto interrogativo. Che cosa sarà mai questo gioco? Allora, primo indizio riguarda gli hashtag, ragazzi, che hanno messo nel post, perché guardate qui, hanno messo il loro hashtag ovviamente, qua Indie, Horror Games e New Game soprattutto, perché loro in genere quando mettono un post, andando anche sotto magari velocemente, ecco qua, mettono sempre gli hashtag dei loro giochi come Mr. Meat, Ice Cream pure. E invece in questo post non hanno messo nessuno dei tre, quindi hanno scritto soltanto un new game, che vuol dire nuovo gioco, quindi non riguarda la serie di Evil Nun, Mr. Meat e Ice Cream. E questa è la prima conferma che in arrivo un nuovo gioco. Poi perché molti avevano anche scritto nei commenti, soprattutto se andiamo qua sotto, molti avevano chiesto potrebbe essere Mr. Meat 2 o Ice Cream 7, perché i due giochi sono in attesa di pre-registrazione che molto presto usciranno nelle prossime settimane. Però purtroppo no, è un altro gioco comunque, che di sicuro sabato avremo le novità ufficiali pure con gli sviluppatori che ci svelleranno il nome pure e di che cosa si tratta. E adesso andiamo a vedere una storia di Instagram che hanno pubblicato stamattina gli sviluppatori proprio su questo nuovo gioco dove danno più dettagli. Ho fatto poco fa alcune screenshot, cari amici. Queste sono le storie che hanno pubblicato i nostri cari Keyplerians su Instagram. Questo sarebbe il post che hanno pubblicato proprio ieri, che abbiamo visto poco fa, quindi non ci interessa adesso. Questo invece è più importante, che qui hanno messo, guardate, con il cerchio rosso la scritta in maiuscolo Brand New, che significa proprio nuovo di Jack, come vi ho detto proprio prima ieri. Qua hanno rimesso di nuovo sta frase, poi hanno scritto Mr. Meat 2 o Ice Cream 7. È inevitabile che molti pensano che sarà veramente o Mr. Meat 2 o Ice Cream 7 il nuovo gioco, dato che è molto atteso. Però non è così. Andando avanti arrivano altre scritte, soprattutto di quale categoria sarà questo gioco. E qui arriva la conferma che sarà horror. Qualsiasi cosa horror. Ci conosci bene con questa bella faccina. Quindi il nuovo gioco non sarà un multiplayer casuale o tanto altro. No, no. Sarà un gioco horror per fortuna e meno male. Poi è ovvio pure perché gli sviluppatori si chiamano Keyplerians Horror Games, perché proprio producono giochi horror. Quindi era inevitabile che anche questo gioco fosse horror come Evil Nun, Mr. Meat e Ice Cream. In quest'altra storia qui ci sono calcoli matematici, la geometria, bellissimo, mi raccomando studiate ragazzi perché è importante. Per cui c'è la faccina del pensatore e arriva un'altra frase importante dove dice forse qualcosa basato su Mr. Meat. Perché Rod e Sister Madeline sono collegati, ma non Mr. Meat. Quindi questo nuovo gioco si potrebbe collegare al macellaio. Mentre invece Rod e Sister Madeline sono collegati tra di loro già, ma non Mr. Meat, perché ancora non è arrivata un'ufficialità proprio che il macellaio sia collegato sia con la sua sia con il gelataio. Quindi magari questo nuovo gioco si collega con il macellaio forse. E anche con la sua il gelataio potrebbe essere, attenzione. Poi qui invece arriva questa emote, Fire Scream, grido di fuoco. Poi la suora qui con le emote proprio, madre e figlio che sparano fuoco. In quest'altro c'è un atleta qui che è sorpreso con sta faccia perché qui hanno messo sta scritta Ice Nun with Meat, l'iniziale di Ice Cream, la fine di Evil Nun e poi la scritta finale di Mr. Meat. Unito insieme questa frase, questa parola diventa suora di ghiaccio con carne. Quindi ci fanno capire che magari questo gioco
si baserà su questi tre personaggi che magari saranno proprio loro tre nel gioco che dovremo affrontare. Ma attenzione, aspettate un attimo ragazzi, perché poi i sviluppatori ci hanno trollato. Perché qui dicono, lo sai, non lo so. Apprezziamo davvero la tua sincerità. Gli sviluppatori ci hanno preso in giro ovviamente con questa storiella qui che dicevano che forse i tre erano insieme proprio nel gioco. Ovviamente ci hanno trollato, hanno messo poi le risatine qui, le emote proprio, e dai però, ci hanno trollato per bene. Andando avanti c'è un'altra cosa importante in questa storiella. Mentre qua c'è il nostro caro amico Quattr'occhi, con la bocca aperta, tutto sorpreso. La frase che è scritta qui è importante. Forse qualcosa su un dottore psicopatico, sull'orrore in una nave o nello spazio. Quindi magari il nuovo nemico potrebbe essere un dottore psicopatico e il gioco sarà ambientato su una nave o addirittura nello spazio. Ma dai, veramente cose incredibili. Quindi potremmo affrontare un dottore cattivo in questo gioco. Però andando qui ci dicono suora carina. E poi la frase, non è già lei? Perché noi sappiamo che la suora è una scienziata, insegna proprio nella sua scuola la chimica ed è pure molto brava a fare invenzioni, soprattutto ad aver creato l'ingrediente segreto che poi ha dato a Rod per creare il gelato speciale, anche formule, incantesimi e tanto altro, esperimenti sui polli mutanti. Quindi ci dicono proprio che potrebbe essere Evil Nun forse il nuovo nemico in questo gioco. O anzi, potrebbe assomigliare a lei, dato che forse dovremmo affrontare un dottore cattivo e la suora, diciamo che è proprio un dottore, è uno scienziato. Scienziato e dottore sono quasi la stessa cosa, anche se in modo diverso. Ma andando avanti qua, ci dicono grazie tante. Non riesco a indovinare, ma so che sarà fantastico. Il gioco sarà fantastico, come ci dicono qui. Quindi di sicuro ci dovremmo aspettare un grande gioco in arrivo, molto bello. Speriamo che abbia anche un grande successo come ha avuto proprio Ice Cream, Mr. Meat e anche Evil Nun. Però, all'ultima storiella, arriva questa bomba dove qua c'è scritto Evil Nun Maze, nuova versione! Quindi potrebbe essere che il nuovo gioco in arrivo riguarda proprio Evil Nun Maze. Perché proprio tante settimane fa, se vi ricordate ragazzi, gli sviluppatori avevano annunciato che Evil Nun Maze avrebbe subito un'evoluzione proprio, si sarebbe evoluto il gioco. E quindi avrebbe avuto più senso crearne uno nuovo, dato che adesso volevano aggiungere la nuova storia di William, che era basata tra il 1944 e il 1960. E dato che adesso c'è il gioco sul Play Store, il classico, che non ha avuto purtroppo successo, bisognava sempre scappare dai labirinti. Quindi non avrebbe molto senso proprio cambiare lo stesso gioco, e poi diventerebbe anche tutto cambiato. Rimarrà Evil Nun Maze come gioco, ma creeranno un nuovo Evil Nun Maze, con un nuovo gioco, proprio una nuova struttura, una nuova meccanica. Perché proprio nelle storie ci avevano detto, andando indietro indietro, prima cosa questa frase, che il cattivo potrebbe essere un dottore. Poi questa frase qui che non è che è già lei, perché la suora è proprio una specie di dottore, uno scienziato. E poi andando qui ci dicono proprio questa frase, questa importante, che abbiamo visto poco fa, questa qui, dove si collegherà magari con Mr. Meat, dato che Rod e Sister Madeline sono già collegati, ma non Mr. Meat. Quindi questo potrebbe essere proprio che il nuovo gioco sarà Evil Nun Maze. Potrebbe essere proprio così. Se no queste frasi non avrebbero molto senso. E quindi in questo nuovo gioco forse ufficialmente arriverà proprio il collegamento tra Evil Nun, Mr. Meat e Ice Cream, dove scopriremo come il macellaio è diventato cattivo e come William ha perso la gamba e quindi adesso le cose tornano, perché noi sappiamo che Mr. Meat taglia le gambe alla gente proprio e William ha perso proprio la gamba. Quindi magari con il nuovo aggiornamento, questo nuovo gioco a versione di Evil Nun Maze, si scoprirà che Mr. Meat ha tagliato la gamba a William. Quindi il nuovo gioco potrebbe essere Evil Nun Maze, proprio come hanno detto alla fine gli sviluppatori di questa storiella strana. E come hanno detto prima, che è basato su Mr. Meat, dato che la suora e il gelataio sono già collegati. Fatemi sapere sotto nei commenti, ragazzi, la vostra opinione. Sabato arriverà l'ufficialità, comunque. Finalmente sapremo che cos'è questo nuovo gioco. Se sarà veramente la nuova versione di Evil Nun Maze che uscirà con un nuovo gioco, oppure qualcos'altro.
quindi il video può terminare qui. Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e adesso vi lascio ai saluti. Un grande saluto a Gabrigo78, Francesco De Pinto, Federico Morrone e Domenico Barrigiano. Ciao a tutti amici. Se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuta e poi Luke salutami e ciao ciao.